Salve a tutti ragazzi del vostro Mazinga Zetto e bentornati su The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb, Eternal Edition. Siamo tornati. Siamo finalmente tornati. Sono stato male, ho avuto la febbre, c'è stato il game over e sono 3 settimane in cui non è uscito nulla tranne quello che avevo in backup. Quindi mi scuso, adesso da oggi, da quando uscirà questo video, si riprende tranquillamente. Cose arretrate, ce n'ho mille e quindi video così, a spara, 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 spara a zero. Ok, quindi ricominciamo con la mia cosa preferita, che ci manca, quindi l'hard mode con Blue Baby. Non serve che vi dica quanto è rotta in culo questa cosa. Oltre per il fatto che Isaac lo posso giocare solo in finestra piccola, che è una cosa che mi disturba perché è piccolo lo schermo in finestra piccola. Devo anche usare cazzo di Blue Baby per battere Eternal Blue Baby. Tanto Blue Baby che uccide Eternal Blue Baby. È quasi è un suicidio praticamente. È una marcia per il suicidio. Ecco, punto. Poi se uno becca. Che Cristo. Se uno becca Eternal Last, che spacca le pietre. Vabbè. Ok, va bene. Meno male che sono rimaste ancora tante pietre. Bello il fatto che io gli abbia tolto un po' di vita, non gliene fotte un cazzo. Ok. Allora, i cuori eterni in questo caso a me servono poco e un cazzo. Cioè, più che altro mi possono servire giusto per diventare eterno, perché danno semplicemente un cuore di fede. Però, se riusciamo a diventare eterni, tanta roba. Li posso prendere anche subito perché se mi si consuma un cuore eterno vuol dire che sono morto. Quindi, diciamo che è inutile non prenderli subito. Comunque, abbiamo fatto fuori un Eternal Boss. Sono una persona felice. Mi servono. Ah, bomba ce l'ho. Ottimo, ottimo, ottimo. Ho la bomba. Che cazzo è che si posa? Ah, con E si posano le bombe, vero? Olè. Non siamo nel Rebirth che si posano con Alt Shift. O si posano con quello che minchia si vuole. Nel senso, è un po' più comodo Alt Shift. Perché almeno posso muovermi. Sta andando un po' a scatti e la cosa non mi piace. Sta andando incredibilmente a scatti e la cosa non mi piace, ma è il gioco. È il gioco a livelli incredibili, perché non speed up comunque è una rottura di cazzo. Perché il mio computer funziona, cioè l'utilizzo del computer è al 30%. È semplicemente il gioco oggi che fa più schifo del solito. Niente, andiamo avanti. Duke of Flies, tra l'altro continua a scattare. Allora, se questa partita, e ho tanta paura di sì, dato che scatta come la merda, ho tanta paura che in questa partita gli Audi non funzioneranno, perché sfaseranno tantissimo. Ovviamente ogni scattino che fa, cioè, l'audio buono, quello che riesce a fare con Audacity, diciamo, correggendo le tracce dei file, bla bla bla, probabilmente andrà a puttane. Perché quello di Audacity sicuramente sfasa, perché Audacity non è col. Cioè, posso registrare solo l'audio e quindi sfaserà col video che va a scatti. Quindi ci sarà l'audio di merda. Quindi lo metto già in conto. Finché non cambio PC. O comunque no, in questo caso non è colpa del mio PC, è colpa del gioco. È colpa del gioco che scatta la merda. Capiamoci. Questa do sempre la colpa al mio PC, ma sto vedendo l'utilizzo della CPU ora è al 40%. Quindi direi che non è colpa della CPU. Vediamo cosa c'è qui di beh. Money equals power. Dobbiamo trovare tanti soldi. Wow, calma, Allora. Dobbiamo trovare un botto di soldi per aumentarci un po' il danno. Perché sennò questo povero qua non serve una bega. Il fatto è che i soldi mi servono. I soldi mi servono. Muori per favore, grazie. I soldi mi servono. E farò in modo che non mi servono. Farò in modo che non mi servano. Magari è più italiano. Oh Cristo. Ciao. 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 Sì, l'Eternal Hopper, diciamo che è un po' un paletto nel culo, eh. Oltre il fatto che sono tutti in fiamme, a parte quel dettaglio secondario lì. Cioè,
cioè è partita la stanza che già tre erano, due erano già in fiamme. Poi l'Eternalop era appena stato diventato in fiamme, l'altro è diventato fuoco. Ok, bello che continua a scattare. Mi mancava nelle scorse puntate che non scattava tantissimo, ma mica, prima quando sono tornato nella stanza degli oggetti, si è bloccato il gioco per tipo 10 secondi buoni. No, ma questa è l'ottimizzazione precisa, fatta bene del gioco. Proprio, sì. Ok. Andiamo avanti. Bombe che non ho. Bene, cioè, ottimo. Mi servono un sacco di bombe perché devo trovare un sacco di soldi, quindi dovrò aprire le stanze segrete. Ma se non trovo le bombe, ci faccio cazzi. Vai su, staccati, rimasto il corpo, o meglio, perché la testa è un po' più rompiminchia. Il corpo più o meno si può gestire abbastanza facilmente, punto. Olè, oh, una bomba, meno male. Finiamo il giro. Ok, mosche gemelle, nessun problema di base. Ta-ta-ta. Ta-t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 a
Oh, il danno più alto in effetti. Boh, forse il Monico's Power anche con 6 centesimi un po' d'effetto ce l'ha. Temperance, estremamente inutile, grazie, come se avessi accettato, ma no. La stanza segreta è quasi sicuramente qui, ma mi servono le bombe per altro. Tipo per aprire questa cassa dorata che può contenere roba. Figa. Ti prego. Tieni, ecco, una bomba che diventa una trollbomba. Ottima decisione. Oh, che bello. Che bello. Te eterno. E non ho bombe. Che le bombe. Contro questo boss le bombe possono aiutare molto. Senza bombe diventa. Soprattutto senza bombe con questo danno. Diventa un pochino lungo da battere. Ma un pochino tanto lungo da battere. Ok. Devo cercare, esatto, di staccarci l'ultimo pezzo. Perché se si rompe un pezzo intermedio, così. O, ecco, o l'ultimo pezzo o la testa. Perché se lo rompo a metà si divide e diventa altri 1200 Larry. Quindi spariamoci di fronte. Ok. Ottimissimo. 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 Dai, dai, dai. Dai, a posto. Adesso speriamo se non si rigenera. Non si è rigenerato. Oggetto inutile. Grazie lo stesso. Fatto con Satana. Una è la Ouija Board e l'altro è la rabbia di Sansone. La Ouija Board potrebbe essere utile, ma per tre cuori di fede, no, grazie. Andiamo su. Tre cuori di fede, non, la Ouija Board non vale tre cuori di fede. Mi spiace. Può essere utile, sono d'accordo, ma tre cuori di fede no. Puoi aprirmi lo scrigno, per favore? Per favore, non ti sto chiedendo tanto, mi sembra, eh. No? No, ha deciso che non spara? Sì, spari di qua però. Cioè, sei cieco, quindi non posso fisciarti e dire spara là. Però, Dio santo, spara? No. Vabbè, fanculo. A un certo punto. Ok. Per una volta che poteva servirmi una cosa del genere. Cazzo. Ragno, 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 ragno eterno, brutto ragno eterno. Brutto più che altro perché devo avere culo che tutto il resto mi lasci spazio. E deve anche morire in fretta però, eh. Ok, è morto, perfetto. Adesso ho spazio per. Ho spazio di manovra, meno male. Ciao. Olè. Ah, i negozi sono off limits. Sì. No, perché pensavo, entro nella stanza maledetta, però perdo un cuore di fede, è prezioso, quindi. Tanto finisco il piano. Prima di andare. Oh, dai, 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 dai. Merda. Veloce, veloce. Niente, quello lì non è esploso. Prima di andare dal boss, entro nella stanza maledetta, prendo un mezzo cuore di danno. Poi uso l'imperatore e vado a battere il boss. Ovviamente, prima di fare questo, vorrei cercare di trovare un altro power up. Perché a seconda se è eterno, se non è eterno, ma anche che boss è, posso avere casini. Wow, ok, oh, ok. Se sei quello, se sei rosso te, credo. Sì, è rosso. Ok. Quindi puoi essere colpito anche quando riposi. Bravo, ragazzo. Bravo, ragazzo. Ok. Andiamo giù.
Ah, io non ho ancora chiave. In tutto questo io non ho ancora una chiave. Va bene. Cioè, no, va bene un cazzo, ma me lo faccio andare bene. Qui mi sa che prenderò un po' di danni in questa stanza. Il frame rate che va di nuovo a 5. Ok. Quando dico 5, 5 fotogrammi al secondo. No, no, 5 fotogrammi al minuto in certe scene. Dai, però, su. Dai, Kiko. Perché... Cioè, loro non mirano mai. Cioè, no, questo Eterno sì. Questo Eterno palesemente mira te. Gli altri non ti mirano mai. Questa volta no, mi sono riusciti a. Sono riusciti a farmi il trappole. Cioè, uno andava di lì, l'altro passava di là, mi chiudeva da dietro. Cioè, diceva, va bene, oh. Tra l'altro, ho già bordo. Oh, non ho chiavi. Bello, ma non ho chiavi. Uja Board, giusto per chi non lo sa, magari lo dico. L'Uja Board mi permette di colpire attraverso le cose. Non attraverso i nemici, ma solo attraverso. Vabbè. Bella stanza questa. Questa sì. Questa sì che è una stanza del merda proprio. Proprio del merda. No. Dai, su, facciamo troppo gli stronzi. Già, ecco, appunto, già c'è questa stanza e quindi sei stronzo. Tra l'altro ogni danno che mi fanno sti cosi mi fanno diminuire il mio danno, ovviamente. Perché? Dite, c'hai solo mezzo cuore, c'hai solo un cuore e mezzo e vai comunque là. Sì, tanto. Le partite con Blue Baby sono così. Cominci, arrivi al terzo piano, muori e ricominci. Semplice. Trovi anche oggetti inutili. Perché la push pin non mi serve. Ho già le Ouija board. Vai. The Husk, non è eterno. Beh, almeno. Almeno non è eterno. Non ha neanche molta vita. Cioè, il fatto è che io non tolgo un cazzo. Quindi. Un po' aiuta, il fatto che questo boss sia pericoloso. Aia. Vabbè, sono morto. Direi che sono morto, no? Fideaschi in effetti si può uccidere così, che è veramente in modo facile. Ovviamente, stavo per dire la cosa. Ovviamente, quando trovi un buon oggetto, sei morto. Il gioco si è bloccato. Com'è la CPU? 12%. Tra l'altro si è chiuso e riaperto. Tipo... Ottimo. Oh, ottimo, 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 vabbè. A posto. Ed è un peccato perché questa partita. Ovviamente si spostano tutti, ma. Ok. Bene, si riprova. Facciamo una cosa, dato che mi sto molto rompendo il cazzo a fare questa cosa. Io, ovviamente il decino lo trovo quando non ho Monico's Power. Io farò due partite con Blue Baby e basta. Come vanno, vanno. Poi chiudo e aspetto la prossima puntata. Semplicemente perché mi incazzo come una iena. Grazie per l'altro aumento di velocità uguale a quello che ho trovato nella scorsa partita. Solo che era la cintura, quindi è identico, ma grazie. Finisce solo che mi incazzo e non è difficile. Cioè, no, per voi. Vabbè. Dicevo, per voi magari è divertente, però. Per il mio fegato, no. Il mio fegato, diciamo che. De deve importare dell'altro. Vai, vai, vai. Tra l'altro, non ricordo cosa fanno. Ah, sì, ora ricordo che si scontrano, si riformano in grande. Esatto. Se si scontrano due della stessa taglia, ritornano, diciamo, la casella prima. Bisogna cercare di distruggerli, schivare il proiettile, schivare il proiettile, distruggerli. E che davvero, davvero, dai. Oh. E adesso distruggerli velocemente, grazie per il proiettile. Ok. Posto te, adesso muori un attimino, per favore. Per favore, Dio sa. Ok, poi aprite. Grazie. Ok, a posto.
E ovviamente mi dai un centesimo, grazie. Perché io devo sempre ringraziare il Signore, perché veglia su di me, mi protegge, mi assiste in tutto quello che faccio, praticamente. Quel danno come mi è arrivato? Scusate, perché io ero dietro una roccia. Ma no, ma sto zitto, sto zitto, sto zitto. Poi mi incazzo e nel senso, sembra una persona irosa, no? Io mi farei uccidere quasi quasi. Perché trovare l'Headless Horseman Eternal Basement 1, cioè, prendi un boss rotto in culo come può essere l'Headless Horseman, e rendilo incredibilmente rotto in culo. Ecco. Cioè, ce l'ho fatta. È proprio. Bene. Quindi, questa puntata termina qui. Ci vediamo alla prossima. Probabilmente ne farò uscire una ogni poco perché durano 5 minuti. Alla prossima. Ciao.